nostra primavera, dove sorge il sol dell'Avvenire. 25 aprile, primavera di libertà, quella che conquistarono i volontari della libertà. Si opposero all'occupante tedesco e al traditore fascista, agli analfabeti della democrazia, ai nostalgici della dittatura, ripetiamo la nostra ferma opposizione. Che non sta scritto da nessuna parte che non possa cambiare e che l'Europa della dignità, della tolleranza, dell'ascolto e dell'accoglienza non debba ritrovare il filo di Arianna per uscire dai labirinti dell'impotenza e della rassegnazione, come la prefigurò libera e democratica Altiero Spinelli nella sua visionaria sfida al fascismo trionfante dal confino di Pontacella. Il nostro 25 aprile inizia qui a Torino alla lapide di Adriano Ferrero, perché siamo convinti che mantenere quella libertà conquistata con le armi sia un compito quotidiano di ogni cittadino. Ed è infatti per questo che dedichiamo questo 25 aprile a Daphne Galizia Caruana, a Jan Kuciak e alla sua fidanzata Martina Kuznirova, che stavano cercando quella verità, prodromo di quella democrazia che noi oggi abbiamo grazie anche alla lotta di resistenza. Ma oramai tutti hanno famiglie, hanno figli che non sanno la storia di ieri. Ma il nostro 25 aprile non finisce qui, anzi si allarga, passa da Ventotene, culla dell'Europa e dell'antifascismo, e finisce a Belgrado, meta del meridiano d'Europa di quest'anno, per dialogare con quei giovani europei, ma non ancora nell'Unione Europea, che hanno quel desiderio di democrazia e di libertà che cerchiamo di costruire nella nostra casa comune. Thank you.